comincia a indurirsi. Vedo l'ora domani di vederle. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale. Come prima cosa vi ricordo subito, se vi fa piacere e se vi va, di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto il mio video e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati ogni volta che ci sarà una nuova uscita sul canale, che come al solito vi aspetto su Instagram. Trovate il nick di sovraimpressione e il link diretto sotto in info box. Ho anche un profilo per le piante, per chi ha la mia stessa passione, trovate sempre il nickname sopra impressione. E ovviamente vi aspetto anche su TikTok, li farò video molto più veloci e più rapidi rispetto anche a YouTube. E quindi vi aspetto anche lì e trovate sempre link sotto e nickname sovraimpressione. Finalmente un video creativo e penso proprio che ne rivedrete parecchi in questo periodo perché mi sto riappassionando alla resina. E questo mese ho acquistato questo kit di resine A e B su Amazon. Nel kit c'era anche questo telo che protegge il piano da lavoro, comodissimo. C'erano dei bastoncini, c'erano un po' di glitterini e guanti. E se vi serve il link, come al solito, poi ve lo lascio sotto nell'info box. Poi ho acquistato anche quest'altro kit, sempre su Amazon, che invece qui all'interno c'erano questi stampi in silicone per creare le penne. E dentro delle penne ce ne sono parecchi e poi c'erano quattro stampi per creare i segnalibro. Quindi ieri sera erano le 18:44, mi sono fatta questa colata, sono le 3, ancora non è proprio asciutta del tutto, lo riconosco da questa che è ancora un po' morbida perché questa qua indurisce in 24 ore, quindi dopo andremo ad aprire e vi mostrerò queste decorazione che ho fatto con la prima colata. Poi sicuramente ne farò oggi altre perché vuole anche delle penne Diego. Comunque in questo kit ci sono le nappine, penso che si chiamano così se non sbaglio, da attaccare poi ai segnalibro personalizzati, tre stampi per le penne e poi c'erano tutte, come avete visto, quattro di questi, tre di penne e tutte quelle penne insomma da inserire dentro. Poi se volete proprio un tutorial su come fare le penne, magari lo faccio su TikTok che è più veloce, vediamo un attimo. Comunque mi sono realizzata tre penne, questi stampi vecchi che avevo preso per una grazie a una collaborazione. Intanto ho smontato anche le unghie, non le sopportavo più lunghe, le ho fatte corte e semplici semplici insomma. E questi stampi vecchi che mi avevano da sempre dato per le co delle collaborazioni, giusto perché era avanzata della resina e non volevo sprecarla. Comunque, dopo, quando sarà abbastanza dura, le andremo a tirar fuori, ve le farò vedere, sono troppo curiosa di vedere anche le penne. In alcune ci ho messo anche qualche petalo di fiori secchi, tra l'altro oggi mi sono arrivati anche i fiori secchi nuovi, quindi poi farò l'altra colata sempre stasera con altri segnalibro con i fiori secchi, quindi poi ci sarà l'aggiunta comunque prima di mettere questo video. E niente, sono troppo contenta, amo la resina, sto comprando, ho preparato un ordine su Shein. Allora, uno già l'ho mandato e spero arrivi presto, ultimamente sono diventati ancora più veloci e poi ne sto preparando un altro con solo ed esclusivamente cose per la resina perché voglio assolutamente riprendere, fare tanti lavoretti che poi magari metterò, se piacciono, metterò in vendita anche su Vinted e trovate sempre anche sul Vinted il mio armadio Vinted sotto nell'info box. Voglio comprare una macchinetta che fa delle cose fantastiche per scrivere poi i nomi e personalizzare ancora di più le creazioni che andrò a fare, quindi rimanete sintonizzati, iscrivetevi per non perdere i video, rimanete, vi aspetto anche su TikTok perché lì farò video veloci eccetera eccetera. E quindi niente, dopo andremo ad aprire insieme. Che cos'è lì? Sembra schiuma, guardate, non è un buco. Ma perché poi qua dentro ci ho messo due colate diverse. Vediamo come è venuto anche in queste. E dopo andremo ad aprire insieme queste creazioni e poi farò anche gli altri. Quindi poi ci sarà l'aggiunta con la seconda colata che farò perché ce n'è ancora abbastanza qua dentro di resina.
perché questa va mischiata con il rapporto 1.1, quindi è abbastanza semplice da utilizzare. Se vi servono i link comunque della resina e anche di questo kit, me lo scrivete, ve lo giro tranquillamente. E niente, quindi ci vediamo dopo per aprire, sembra anche bella lucida, e assemblare queste cosine, e poi farò la stracolata, quindi a dopo. Non è manco tanto bene. Queste sono le creazioni fatte oggi, le penne, i segnalibri. Qui era avanzata un po' di resina nera che ho usato solo per una penna, per questa qua, che darò a Diego. E per non bruttarla l'ho messa là. La sfera non l'ho potuta fare perché la resina era rimasta poca, e qui abbiamo fatto un sottoventola, un sotto bicchiere, insomma, in questo modo. Quindi sono le quasi le 7:35, quindi domani andremo a vedere come sono venute queste. Ora vi faccio vedere quelle di oggi, che ho anche assemblato. Le creazioni
nella prima colata. Questa non lo so perché è venuta così, sinceramente, sulla punta, peccato. Poi le penne, portachiavi assemblato, orecchini, e questi sono i primi segnalibri. Troppo carini. A domani con quegli altri. Allora, questi sono gli altri lavori che ho fatto con la resina. Peccato che questo sticker si è gonfiato e quindi è venuto. Ho provato anche a tagliarlo, ma niente, vabbè, gli sticker non li userò più. Qua sono rimasti abbastanza bene, si sono formate solo delle bollicine che erano sotto e quindi non ho potuto scoppiarle, però si notano poco, diciamo. E a questo qui ho dovuto togliere la foglia perché aveva fatto la stessa cosa, però me ne sono accorta in tempo e quindi l'ho tolta, però è carino lo stesso. Abbiamo messo il nappino rosso a questo, bianco a questo qui e a questo azzurro. Poi le penne, queste sono le due penne, una se l'è già presa Diego, quella che ho fatto per lui. Se mai poi vi metto un'altra ispezione del video che ho fatto con il telefono, l'ha anche provata, quindi scrivono perfettamente. E niente, vi faccio vedere per bene. Questa volta mi è venuta bene anche quella con lo stampo, nella prima colata mi era venuta male perché aveva coperto troppo la punta, in questo caso ho messo meno resina e quindi è venuto meglio. Molto semplice con la M all'interno, questo sicuramente lo utilizzerò come un sottopentola, troppo carino con questi fiori secchi all'interno, sono i fiori che tra l'altro mi sono arrivati ieri da Amazon, bellissimi. E poi con l'ultima colata di colore scuro che mi era rimasto, che ho usato per la penna di Diego, ci ho fatto per provarli queste piramidi, sono venute molto carine, ci sono queste piccoline e queste altre due. Questa è venuta bene anche, si vedono bene le pagliettine dorate. Quindi per ora erano queste, ora ho finito tutta la resina, sto aspettando l'ordine che ho fatto da Resin Pro e non vedo l'ora. Vi
perché vorrei fare anche, visto che ho ritrovato gli stampi della sfera, del cubo, vorrei fare qualcosina di grande. E quindi poi presto ci saranno tanti altri video super creativi per quanto riguarda la resina. Vi aggiungo anche i video che ho fatto, magari che metto su TikTok, qualcuno dove li aprivo, eccetera eccetera. Fatemi sapere se vi piacciono questo genere di video, mettete un bel like, condividete per supportare il canale e aiutarlo a crescere, e se vi piace ci vediamo la prossima volta con altre creazioni con la resina. Ciao. Guardatevi i bici.